Bentornati in Moonshine Inc. Allora, prima di cominciare, una piccola nota di servizio. Ho dovuto rigiocare tutta la partita da zero perché, arrivato qua, il prossimo obiettivo è la ricerca della pressatura, ma non avevo assolutamente dei mastery point necessari per questa ricerca, quindi ho ricominciato la partita da zero e siamo più o meno la stessa situazione dello scorso episodio. Cambieranno un po' i soldi e la gente che ho assunto, ma per il resto siamo lì. Quindi cominciamo a ricercare il pressing, che richiede ben 100 punti. E questo ci permette di andare a ricercare altri tipi di cose, tipo andare a creare altri tipi di alcolici, ma soprattutto vogliamo avere una pressa. Eccola qua, una bella manual press, create, ottimo. Perché a breve dovremmo avere anche una missione per fare questo tipo di alcol. Comunque possiamo cominciare a creare un nuovo batch e vedere effettivamente cosa abbiamo. Abbiamo il Family Heirloom che richiede Beet Sugar Rice, agave e demara. E potremmo cominciare da questo. Non abbiamo naturalmente nulla. Andiamo quindi a prendere tutto quello che possiamo dal negozio. Adesso ho già dimenticato tutto quello che serve, a parte di sicuro il demara. 70, buy, yes. E andiamo a vedere Batch Creator. Agave, riso, beet, che non mi ricordo come si traduce. Barbabietola. Ok. Agave, riso, qua c'è già tutta la frutta, e barbabietola. Ok. Allora, cosa serve? Serve qualcosa di salato, di amaro e di dolce. Cominciamo col dolce, assolutamente fuori scala. Quindi l'amaro. E ora ci vorrebbe qualcosa di leggermente salato. Sembrerebbe perfetto. Ok, fermentazione aperta, questo aperto. Ok, adesso vediamo se riusciamo ad arrivare anche a un qualcosina in più di matching. 91 mi sembra già molto buono. 92 è pure meglio. E creiamo questo badge. Batch con il signor Legend. Intanto possiamo mettere giù questa pressa. Forse dovrebbe uscirci un'altra missione a questo punto. Dovrebbe esserci un tizio su questa mappa, in realtà non lo vedo. Però noi cominciamo a fare questa cosa. Servono 250 di fine alcohol. Non so cosa intenda per fine alcohol, sinceramente. Spero che gli vada bene qualunque roba terrificante produca. Per il momento mi tengo i punti di ricerca che ho fatto per eventuali prossime missioni. Oh, mi sono dimenticato questo piccolissimo passaggio. Ok, fermentazione. Acqua, 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 acqua. Un po' meno. Un 22 di zuccheri,
E siamo un 86% che diventa un 89% che diventa un 86%, quindi va benissimo così. Crea. Ok, 2 giorni e 13. Ok, e stiamo cominciando a lavorarci. Calderone. E la fermentazione è quasi finita, possiamo passare alla distillazione. Ok. Abbiamo un 25%, dovremmo arrivare a 45%. Stiamo usando un fireplace che dovrebbe essere un filino meglio dell'originale. Abbiamo già un 89% di match. Con questo passiamo a 80, salendo parecchio. Questo saliamo a 29, ma perdiamo comunque 85. Allora, questo non ci porta in realtà... Allora, se vedete, se io tolgo questo batch, tolgo un po' di dolce e quindi la qualità scende a 53. Non ho in realtà un granché di possibilità. Vediamo con low, togliendo questo 55. Con questo sale a 65, è più precisa, perfetto, ed è a 27. E direi che questa è la combinazione migliore. Creiamo. È un po' più lunga naturalmente, ma tanto stiamo bruciando solo della legna. Ed eccoci qua, stiamo già andando avanti. Allora, mi chiede un 250 litri. Sarebbe interessante magari sbloccare i sistemi più complicati. Facciamo 24 ore per vendere, naturalmente non posso rafforzare. 65 è molto buono per questo Family Heirloom. Archiviamo e andiamo a vendere. Andiamo a vendere mettendo i nostri 70 litri, che adesso vediamo se sono considerati fine, all'holder stand. Perfetto, cominciamo. Ok, questo non è stato considerato come un fine alcohol. In realtà non penso si stia sbloccata nessun'altra ricetta. Andiamo a vedere. No, in realtà abbiamo il shiny, che è zucchero di canna, agave e beet. Io a questo punto proverei a sbloccare un po' di roba comunque. Allora, gli enzimi. Questo costa pochissimo, quindi lo sblocchiamo. Yes. Wild East costa un pochino di più. In distillazione vediamo se possiamo andare su questo. Questo costa ben 200 e fa 400 per batch of gas. Sblocchiamo questo, yes, e andiamo a sistemare un po' di cose andando a creare, direi, un open barrel.
un closed fermentation tank da 200 litri. Sono tutti da 200 litri in realtà. Va bene, creiamo uno di questo. Sta andando troppo veloce qua. E creiamo una di queste. Allora, c'ho le triplet reflux rate set, power set, e vanno a gas. Ci sono da 400 litri le triplet, comunque come le ho il faithful. Non so cosa sia questo reflux rate. Allora, proveremo questa. Proviamo a costruire questa triplets. Però prima dobbiamo costruire quello che stiamo costruendo. Quindi andiamo avanti. Stiamo costruendo, sì. Ok, fermiamoci. Distillation triplets create. Ok, allora Flavor Youth è finalmente uscita questa missione che ci richiede l'uso delle prugne. Allora, cominciamo a mettere giù uno di questi e potrebbe essere il primo batch che facciamo con questo nuovo sistema. Andiamo intanto a capire cosa ci serve per le prugne. Allora, il shiny abbiamo già visto che non c'entra nulla. Questo è Turbinado e Barbados. Non mi sembra di avere nulla che c'entri con le prugne in questo istante. Quindi proviamo questo Turbinado e Barbados 30. E mi servono queste due cose, quindi Turbinado e Barbados. Turbinado. Allora, ho notato che comprando molto zucchero, la polizia un po' si insospettisce del numero di torte che stiamo facendo. Speriamo che questo non scatti in questo momento e speriamo che non faccia un granché effetto. Police in realtà non c'è. Spendiamo un 800. Yes, ci siamo. Stiamo facendo anche le triplet. Servono 3 giorni per le triplet. Mi sa che le triplet le usiamo al giro prossimo. Perfetto, quindi facciamo Turbinado. Perché non c'è nulla di quello che abbiamo fatto? Ok. Fantastico. Io ogni tanto compro le cose ma non arrivano. Ah, perché non le ho comprate? Ok, perfetto. Ok, era con sirup e questo. Riproviamo. Vogliamo questo. Moonshine 101. No, era turbinato. Perché ho comprato quella roba là? Che era? Vai di 100 kg di turbinato. Ok. Per la polizia va tutto bene. Non c'è problema. Quindi Turbinado e Barbados. Questo sembra veramente il killjoy. Fireplace. Il killjoy è un terrificante non distillato che viene fatto allora, un momento. C'è. 87% match, 88% match, 90% match, 47% di etanolo.
solo di uscita, ma allora qui dobbiamo sistemare un po' di cose, quindi siamo ancora a 87% match, 91, ma dobbiamo ancora metterci l'acqua. Ok. L'etanolo è a 11, dobbiamo arrivare a 30, siamo predistillazione, 90%. 90% è perfetto, crea. Stavo dicendo, il Kilju è una sorta di alcolico che fanno in Finlandia e c'è parte di quello che si può fare in My Summer Car. Gioco che non ho mai portato sul canale e magari prima o poi, essendo estate, potrebbe essere un buon momento per cominciare effettivamente una serie di My Summer Car. Se volessi lanciarmi nel cercare di ricostruire un'automobile da zero. Comunque si parla di un fermentato fatto semplicemente di zucchero e succo d'arancia. Non distillato, naturalmente. E ci siamo, abbiamo finito la fermentazione. E andiamo in distillazione. Ok, a questo punto siamo al 90% match. Arriva un 26 su 30. Se andiamo a togliere un po' di roba che non serve. Acidic è probabilmente peggio. Purtroppo, questo porta a 70, va benissimo, 28, ci manca praticamente un nulla, proviamo a far così, è comunque 28, 29, allora così l'etanolo è a posto, ma è a 75 la qualità, così va a 73 e l'etanolo è a posto. Mi sembra perfetto. Creiamo questo bellissimo batch che richiede solo 9 ore sul vecchio calderone. Nel mentre qui stiamo ancora continuando a provare a costruire questa meraviglia della scienza che è la Triplets, che non so. Nel mentre siamo arrivati a fare un completo, andiamo a imbottigliare. Moonshine 101, il prezzo può salire. E qui siamo per $177, facciamo 3.500. E abbiamo qualcosa di praticamente perfetto, un 74%. 81% abbiamo beccato la ricetta, imbottigliamo, archiviamo e questa ricetta probabilmente la rifaremo varie volte, ma non è fine alcol, evidentemente non ho idea di cosa sia il fine alcol per loro. Ok, quindi tocca vendere. 65 litri, buoni. Older stand è già salito a 3, facciamo la treehouse. Set destination, treehouse. Start delivery, tutti 100 litri. Ok. Allora, mi sembra che comunque in qualche modo stiamo continuando a progredire dal punto di vista delle moonshine. Allora qui abbiamo sbloccato la Donald Recip, vediamo cosa richiede. È ancora qualcosa che non richiede il nostro le nostre prugne. Allora proviamo a fare questa cane sugar, agave syrup, beet sugar.
Io in questo momento però aspetterei un secondo e mettere giù la triplet e vediamo se questa triplet effettivamente ci fa sognare. Ed eccola qua, triplet and bottling dash. Ah sì, non sto assolutamente nella ricetta per il momento, 80, 70, 86, 92, cioè questo è praticamente tutto sugarcane, 100%, create, fermentation, perfetto. Fermentation, andiamo sempre con simple powder, andiamo con un sacco di acqua. Ok. 184, siamo a 14 di etanolo, dobbiamo salire a 30. Così andiamo a 3, a 90. 97, 100, ma siamo al 5% di etanolo, praticamente una birra. 8%, 9%, 10%, 11%, facciamo così. Create. Perfetto, un giorno. E aspettiamo questo giro. E abbiamo fatto, completato. Andiamo a ragionare della distillazione, ci serve il gas immediatamente, 30, una cinquantina di chili di gas, andiamo subito a prenderli nel negozio, facciamo anche un centinaio perché mi sa che il gas lo useremo, ci costa una fortuna, ma pazienza. Dicevamo, distillation, perfetto, questo è un 93, sale un 50 di etanolo. Perfetto, possiamo togliere un sacco di roba da qui, ma sembra che quello che togliamo non serva. Anche questo fa peggio. Anche questo a suo modo fa quasi peggio. Allora, questo sembrerebbe fare meglio dal punto di vista dell'etanolo, 93-92, però la ricetta non è assolutamente più vicina. Io quindi faccio una bella bomba a 100, allora vediamo se posso abbassare questo e avere più range. Non so cosa togliere in realtà, perché se tolgo salti è peggio, se tolgo questo, oh, questo è meglio, vedi, 50%, questo 95, va bene, ok, facciamo. Allora, cosa serve togliere questo? Io vorrei andare anche un filino più veloce, ecco, guarda che bello, questa 100% match, ottimo! In un modo o nell'altro, tenendo la fiamma del gas un filino più bassa, riusciamo ad avere un 52% di etanolo dove serve un 30, e quindi possiamo metterci un sacco di acqua. Creiamo. E serviva la triplet, evidentemente. Serviva la triplet per riuscire ad avere qualcosa. Che bella bestia di distillatore che è questa. E avanti. Andiamo i nostri lavorare. Andiamo a imbottigliare. 68% etanolo a 52. Andiamo a abbassare l'etanolo a 30. In qualche modo questo va a diluire la qualità, sembra che il massimo sia 68. E allora teniamo questa bomba a 52. E al massimo ci aggiungeranno l'acqua loro. Allora, nel 30%, let's bottle it, shine it, archive. A posto.
Anche questo sembrerebbe non essere del fine alcohol in qualche modo. Ma andiamo a rivenderlo alla Treehouse. Insieme al resto, cominciamo. Allora, siamo 85 litri di Eau de Ville e Le Plum, è sempre la cosa fatta con le prugne. Vediamo se questo sblocca qualcosa. Ancora roba che non c'entra nulla con le ricette che stiamo facendo. Vado a ricontrollare tutto, ma io non vedo nessuna ricetta con le prugne e non vedo neanche la Eau de Ville. E quindi questo vuol dire che nel prossimo episodio continueremo a sperimentare nel mentre stiamo guadagnando un sacco di punti, ma non siamo ancora probabilmente arrivati dove dobbiamo arrivare per ottenere quello che ci serve. Ah, ok, eccoli qua i fine. Questi sono tutti chip e questo è un fine. Ok, quindi abbiamo cominciato a capire una piccola parte delle missioni che dobbiamo affrontare. Quello che abbiamo fatto finora è sostanzialmente terrificante. E quello che vogliono invece da queste parti è il Cocoroco. E nel prossimo episodio proveremo la ricetta del Cocoroco, se non altro, e poi cercheremo di sbloccare una ricetta con le prugne. Per ora è tutto e alla prossima!